Marco Marchese, Liberi TV, siamo nella città di Catanzaro e siamo in compagnia di Davide Sgro, giovane musicista e artista catanzarese. Davide sta lavorando ad un progetto importante che serve anche a contribuire alla riqualificazione di questa città. Ce ne vuoi parlare, Davide? Sì, io ho appena finito di registrare un nuovo brano, un brano della fermata Annalisa Scarrone, che vuole, diciamo, rivalutare le zone più importanti di questa città, come il Cavatore, Piazza Matteotti, il Corso di Catanzaro. Questa canzone si intitola Una finestra tra le stelle ed è anche dedicata al giovane ragazzo morto un mese fa, Marco Gentile. Beh, mi sembra un progetto molto interessante, questo deriva anche dal tuo amore per questa città. Un artista qui a Catanzaro che difficoltà ha per potersi esercitare piuttosto che per poter esprimere la propria arte? Le varie opportunità sono poche rispetto al nord. Quindi il problema maggiore possiamo sintetizzarlo in scarsezza di opportunità. Questa passione è una passione che tu coltivi fin da bambino oppure è un qualche cosa di più recente? No, è una passione che coltivo fin da bambino, anche perché il mondo dello spettacolo a me è sempre piaciuto. Ho incominciato con la danza, poi ho incominciato anche col canto, solo che i miei genitori mi hanno posto una domanda, mi hanno detto di scegliere tra il canto e la danza, e io ho scelto il canto perché ci si può esprimere di più, secondo me. Quindi hai una famiglia che ti supporta? Sì, mi supportano tutti, i miei cinque fratelli, mia mamma, mio padre e soprattutto mia nonna. Ottimo, e io so che tu stai lavorando anche ad un progetto importante di cui però non possiamo parlare, quindi attraverso questo video serve per ingenerare anche un po' di aspettative e molto probabilmente ti vedremo su qualche canale importante? Sì, esatto, ma non diciamo niente. Sì, non possiamo dire assolutamente nulla. Allora, in bocca al lupo e molti auguri per il tuo futuro artistico. Grazie mille, gentilissimo.